non era certo un'Italia, quella che usciva dal Risorgimento, e forse non lo è stata nemmeno durante il Novecento. Tra nord e sud, notabilato, clero e contado, se lo Stato è stato uno, tutto il resto lacerato. Il colpo finale fu una guerra mondiale. Poi la rivoluzione russa che fece tremare il mondo liberale, e il re che aprì le porte a un dittatore che finse quell'unità usando propaganda e terrore. E alla fine di quell'errore che inizia questo racconto, quando un secondo scontro coinvolse tutto il mondo, quella storia la imparammo tutti sui banchi di scuola. Ma su ciò che venne dopo, chi può dire l'ultima parola? Tutto inizia con la caduta del duce, un evento spesso frainteso come un mero voto di sfiducia. E non due teme differenti, parallele e convergenti, di Vittorio Emanuele, fascisti più opportunisti, entrambe conseguenti allo sbarco dei soldati alleati e il rischio di essere trattati da nemici nei trattati. Dopo l'arresto del duce governa Badoglio insieme ai vertici militari nel consiglio del re Vittorio, gli stessi che firmarono l'armistizio di settembre e fucilarono quel re da Roma invece di difenderla dai nazi che occupavano l'Italia. Morire non migliaia, cefaloni non mi ha ancora cos'aria. Nota come si mangia e dorme, lamenta che dopo la fuga è senza uniforme, ma anche l'Italia ormai non è più uniforme. Il suo esercito è dissolto, il territorio suddiviso in due dal fronte nord dello stivale, occupato dai nazi, dato al duce liberato, lo chiamarono Repubblica Sociale. Ma fu lo Stato che col bando Graziani arruolò soldati mandati contro altri italiani e sei partigiani, le brigate Garibaldi comuniste, le fiamme verdi cattoliche, giustizia e libertà, le azioniste, un movimento vario, ben poco unitario tra chi vuole insurrezione, chi solo liberazione, uniti contro l'avversario che li obbliga a nascondersi sui monti, protetti dai contadini ma sempre pronti agli scontri, o scovati per delazioni, torturati e fucilati ed esposti in pubblico per tenere gli altri ben sedati, come in piazzale Loreto a Milano agosto 44, 15 cadaveri esposti dopo il misfatto. Per questo fu proprio lì che la vendetta partigiana nella stessa piazza fece macelleria messicana, tornando al 43. Sono in tanti disorganizzati, partigiani e soldati, questi ultimi abituati alla logica della guerra e non quella della guerriglia, e come a San Martino perde chi si stringe in poche miglia. Alcune vogliono formare un esercito unito, ma in attesa offre tempo al nemico che mette in atto un eccidio. Non si contano violenze, casi di vita sofferta ad ogni azione scoperta, come Roma città aperta. Ma è questa esperienza che seleziona la resistenza, e la prima fase è dedicata alla sopravvivenza, saccheggi, assalti a depositi di armi e carburante. Solo in primavera per la guerra sarà rilevante, intanto a fianco alla resistenza armata cresce una resistenza di fabbrica che è sempre più organizzata. Nel marzo 44 lo sciopero generale è un primo segnale, ma è ancora l'aurora e finisce male. Gli alleati approvano la resistenza sospettosi, anche perché i comunisti sono sempre più numerosi. È passato l'inverno, proprio il PCI con la svolta di Salerno accetta il re Badoglio ed entra nel governo, nel mentre a Monte Cassini i nazisti resistono e sopra la linea continua il rastrellamento terroristico. In via Rasella Roma è partigiana la strage terribile e audace che rende l'Aquila ancor più rapace per ogni morto. 10 prigionieri fucilati, Fosser di Atina, 335 sterminati. Poi a giugno Roma viene liberata dagli alleati, e ad agosto Firenze insorge senza prima dei soldati. Fu un'estate di avanzate, di crescita partigiana. Nascevano anche repubbliche come quella ossolana, destinate a fine estate a crollare col contrattacco, come l'illusione di vincere. Nel 44 si stava come d'autunno sugli alberi foglie, ma credendo che il vento fischiasse di essere alle soglie di un avvenire che non è mai venuto, e in quell'autunno il fischio è stato strozzato e tutto è rimasto muto, perché si sperava finisse la guerra, invece si vuole progettare lo sbarco in Normandia, quindi l'Italia diventa un fronte secondario. Quindi i partigiani che hanno sperato fino all'ultimo devono aspettare di nuovo il 25 aprile, quindi la stagione successiva. Intanto Salò, inventore parti speciali come il rap, ossia repressione antipartigiani, sempre più terrore, piani più violenti, e così l'appoggio contadino diminuisce dopo i rastrellamenti. Gli alleati a novembre a Bologna si fermano, e col proclama di Alexander le guerriglie terminano. Mancano i fondi, molti lasciano i monti tristi, e giù in città affrontano i rischi dei gappisti. Ma il CLN viene riconosciuto dal governo a sud, anche se gli alleati in cambio dell'aiuto hanno già ottenuto la conferma che alla fine i partigiani deporranno le armi. Ciò che in Grecia non è avvenuto, e così dopo il tramonto ritorna una nuova aurora. Con la primavera la resistenza rinasce ancora, questa volta con molti più componenti, e l'avanzata alleata ai moti del popolo divampa come incendi. Nelle metropoli vengono occupati gli impianti, salvandoli dai nazisti con sogni ben presto infranti di consigli di gestione, purazione, espropria e collettivizzazione. La forza cresce insieme all'illusione, in questo clima che avviene l'insurrezione, l'unico evento italiano in cui al centro c'è
la popolazione che ha rischiato la vita non solo per la libertà, ma per quella giustizia che mancava fin dall'unità. Eh no, è troppo! I partigiani di Mitizzi, Nellini, di Vitti, pensa alle cide di Portusi in quelle brigate Osoppo, social cattoliche italiane, attaccate da brigate comuniste asservite alle jugoslave, persero ben 17 partigiani. Lì il vile traditor fu quello che Turing di un mito, il comunismo e Tito, e nessuno pagò per quei reati. Ora capisci perché fu Togliatti a salvare criminali amnistiati? No, 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 tu guardi le foglie e perdi l'albero. Un bilancio non va falsato da un caso isolato, per quanto barbaro in fondo. Se l'amnistia fosse slava ed anti-italiana, come mai fu estesa con l'egemonia democristiana? Tu confronti e confondi casi singoli con un armadio della vergogna, con 700 fascicoli impuniti, li trovi in tutti i partiti, ma compiere gesti atroci per 20 anni non sono stati miei miti. Ma allora avevo ragione, tu non fai storiografia, per te partigiani sono eroi di una mitologia. Mi stupisci, che caduta di stile, per chi ama la filosofia giustificare l'omicidio gentile. Ah, tu credi forse che essendo solo verbali le violenze dei filosofi siano meno criminali? Ma anche le parole sono manganelli, se elogiano i manganelli è ciò che dimenticò Montanelli. In ogni caso nessuno nel CLN lo ordinò, ogni partito escludendo il PC lo deplorò, ma sarà proprio la fiducia nella giustizia legale a rendere poi l'epurazione poco più che un'illusione. La prima inchiesta sull'8 settembre è un vizio, si indaga sulla mancata difesa di Roma ma non sull'armistizio, limite posto da mani che non vogliono forse sporcare l'immagine degli anglo-americani. Ma Roatta fugge prima di essere condannato e poi negli anni della guerra fredda il suo caso viene archiviato, e così finirono nel niente i processi per i fratelli Rosselli, crimini di guerra, e quell'8 settembre rimosso come le donne partigiane escluse dalle sfilate finali, come dalla storia ufficiale. Col fascismo non era certo crollato il patriarcato, nemmeno il fascismo in fondo è stato del tutto estirpato. In ogni caso, se anche nell'insurrezione la folla è stata guidata da un'illegale legge del taglione, io non evoco un tribunale ghelliano, ma non è di certo un caso se il triangolo della morte emiliano, dove lo squadrismo agrario aveva represso i braccianti, le vendette illegali continuarono anche più avanti. Ma questa è un'altra storia in cui il piombo ce l'hanno in tanti, anche la polizia che spara sui manifestanti. Di spia.